Giuseppe De Leo, 34 anni, ha deciso di diventare un collaboratore di giustizia. Beccato dalla pattuglia della Rademobile dei Carabinieri con 2 chili di cocaina lo scorso marzo insieme con un amico. Adesso Giuseppe De Leo, 34 anni, disoccupato siracusano, coinvolto in alcune inchieste per traffico di sostanze stupefacenti, ha deciso di diventare un collaboratore di giustizia. L'uomo era stato arrestato nel febbraio insieme a Salvatore Fede, 42 anni, nella macchina su cui viaggiavano, una Smart 42. La droga era suddivisa in panetti e avrebbe avuto un valore commerciale di circa 300.000 euro. Per quell'episodio i due sono stati sottoposti a un processo che si è celebrato il mese successivo al Palazzo di Giustizia di Siracusa. I due imputati, difesi dagli avvocati Junio Celesti, Natale Perez e Alessandro Cozzia, hanno scelto il rito abbreviato rimediando una condanna a 6 anni di reclusione ciascuno. Una pena che probabilmente De Leo non avrebbe digerito, forse la prospettiva di trascorrere molto tempo in carcere e credendo poco in una soluzione positiva nei successivi gradi di giudizio, gli avrebbe consigliato di prendere un'altra strada, quella della collaborazione con la giustizia. E quando ha comunicato la sua intenzione di abbandonare la criminalità, è scattato nei suoi confronti il programma di protezione. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo investigativo, gli stessi che lo avevano arrestato insieme alla 42enne in prossimità dello svincolo autostradale di Belvedere, lo hanno interrogato. Avrebbe iniziato a parlare, le informazioni fornite da De Leo potrebbero essere piuttosto importanti, visto che essendosi specializzato nello spaccio di droga ha avuto contatti di alto livello, in particolare con i fornitori di stupefacenti.